quotidiano con le amministrazioni locali, con i cittadini, cercando di portare dentro l'aula parlamentare della Camera le istanze degli agrigentini. Credo che questo lavoro si è visto, ha già prodotto risultati importanti attraverso ad esempio l'approvazione della legge sull'istituzione delle ferrovie turistiche, che ha già portato 3 milioni di euro di risorse che sono destinate appunto alla stazione di Porto Empedocle e che possono attrarre meglio negli anni futuri quei flussi turistici che potranno portare risorse economiche al nostro territorio, che potranno servire anche a far crescere l'impresa giovanile attraverso anche alcune norme che il governo nazionale ha approvato in quest'ultimo anno e che sono state inserite nel decreto per il Mezzogiorno. Si chiamano Resto al Sud, che dà la possibilità a questa norma, questa misura, di poter appunto sviluppare impresa nel Mezzogiorno. Tra l'altro i dati proprio dell'altro ieri ci davano un dato interessante: la Sicilia è la seconda regione del Mezzogiorno che ha già presentato più domande, quindi questo significa anche avere risorse per combattere la disoccupazione e per dare la possibilità ai nostri giovani di rimanere qui. Oltre questa proposta ho anche cercato di lavorare per destinare risorse ai centri storici, e i nostri cadono a pezzi e hanno anche, diciamo, l'esigenza di rinascere attraverso delle norme mirate, risorse mirate per poter essere recuperate. Le ZES, la proposta delle ZES è una di queste, e secondo me bisogna lavorare anche nella prossima legislatura per questo. Quindi credo che ad esempio un'altra proposta che io ho presentato e su cui ho lavorato per 2 anni in collaborazione sia con il Ministero dello Sviluppo Economico sia con l'ISPRA nazionale riguarda la possibilità del recupero dei siti minerari che in questa provincia, accanto a una serie appunto di norme che hanno interessato il turismo lento eccetera, sono appunto risorse che possono attrarre turismo e valorizzare quei beni che sono stati già stabiliti dalla norma, che sono beni culturali che possono diventare davvero risorse per il nostro territorio, per i nostri giovani, per la nostra economia.